Allora, qui andiamo a ricreare nient'altro che un gnocco di farina di mais. Quindi all'interno cosa abbiamo? Abbiamo un 88% di farina di mais con un 3% di farina 00 e poi utilizziamo il restante con parmigiano reggiano. Il nostro piatto sarà appunto con carciofi, parmigiano e basilico. Andiamo a ricreare appunto uno gnocco con queste tre creme, una piccola parte croccante di parmigiano e poi andiamo solo ad accompagnare il nostro gnocco. Anche qui utilizziamo una cottura in acqua, quindi iniziamo la cottura dei nostri gnocchi. Andiamo intanto a riscaldare le nostre creme. Ovviamente qui siamo andati sempre a riprodurre delle creme basiche, quindi abbiamo latte e parmigiano per la crema parmigiano, acqua e basilico per il basilico e acqua e carciofi per i carciofi. Cosa facciamo? La nostra acqua viene ricavata nient'altro dai gambi del nostro carciofo per quanto riguarda la nostra crema di carciofi. Quindi cosa facciamo? Lo scarto del nostro carciofo lo andiamo a recuperare, lo andiamo a inserire in un sacchetto sottovuoto, andiamo a levare la parte che dà l'amaro, lo cuciniamo a runner all'incirca per 4 ore, quell'acqua che andiamo a ricavare, che sarà nient'altro un infuso di gambi di carciofi, andremo a utilizzarla per cucinare i nostri carciofi. Quindi andiamo poi a fare una julienne utilizzando appunto quell'acqua di carciofi. In questo processo qua manteniamo il 100% del sapore del carciofo, non andiamo a perdere nulla. Facciamo lo stesso procedimento col basilico e col parmigiano, manteniamo solo la sua struttura perché è all'interno del latte. Teniamo tutte le nostre salse abbastanza lente. Ed andiamo ad emulsionarle. Qui invece lavoriamo a differenza di un altro mais. Il mais corvino ha molto meno amido, invece questa tipologia di farina ne ha molta di più, quindi ci aiuta molto di più come struttura. Infatti, come vi ho appena accennato, nell'impasto abbiamo quasi totalmente farina di mais, cosa che nel mais corvino avevamo alleggerito molto di più. I nostri gnocchi sono pronti, andiamo a scolarli. Ovviamente la forma è a piacere. Noi giochiamo su una forma basica per poi andare a giocare un po' sull'impiattamento. Allora, partiamo con la base, la nostra crema parmigiano. Inseriamo un po' di crema di basilico e la nostra crema di carciofo. Andiamo a giocare un po' sul volume, ovviamente, sempre. Ci aiutiamo sempre con una grattatina di pepe. Andiamo a cucinare le nostre chips. Queste chips sono delle chips di parmigiano che nient'altro cotti in microonde, quindi andiamo a inserire su un piatto il nostro parmigiano grattato e diamo all'incirca 35-40 secondi in microonde, avrete questo risultato qua. E giochiamo poi con delle piccole erbette a piacere, ovviamente in questo caso si può utilizzare anche il basilico o addirittura del carciofo crudo.